Paese quanto aspetterà? Spetteranno circa 579 milioni di euro, che per considerando il criterio delle quote d'accesso va bene per il Molise. Ecco, invece per quanto riguarda il decreto sblocca cantieri, avete dato il parere favorevole? Per il decreto sblocca cantieri abbiamo presentato degli emendamenti che non sono stati presi in esame dal governo, e noi daremo un parere probabilmente condizionato al fatto che devono essere presi in esame questi emendamenti. C'è qualche emendamento che interessa in particolare al Molise? Al Molise interessano gli emendamenti riguardanti il codice degli appalti, quindi la semplificazione delle procedure collegate con gli appalti, e ci sono emendamenti che interessano anche la composizione della struttura del commissario e la composizione delle strutture per il sisma. Ecco, questo per far ripartire gli investimenti e le infrastrutture. Noi abbiamo la necessità, per quanto riguarda la mia regione, di portare spesa pubblica sul territorio, in particolare spesa pubblica riguardante proprio le infrastrutture, che è una nostra grave carenza, per cui è chiaro che in conferenza delle regioni io ho una particolare attenzione per tutte quelle norme che comportano investimenti infrastrutturali. Grazie.